Ecco cosa voglio. Voglio quella bambola lì. Brava, La Bella e la Bestia. Un'ottima scelta, sono proprio una coppia innamorata e inseparabile. Forse non hai capito bene, mio piccolo fiore di carciofo. Io non voglio brutte bestie in casa, quindi quel coso che ti assomiglia tanto, te lo tieni tu. Ma non posso dividerli. Loro sono destinati a stare sempre insieme. Soffrirebbero separati. Oh, insomma, basta. Ci dia quella bambola che noi andiamo via. Lei è qui per vendere, no? Almeno datemi la possibilità di farvi ascoltare la loro storia d'amore. Solo 3 minuti. E poi se non vi convinco facendovi ascoltare la loro storia, vuol dire che farete come volete. Va bene, 3 minuti, non di più. Ma se non mi convinci, porto via solo lei. E con la bestia ti fidanzi tu. 3 minuti. Che farete fatica a credere, perché parla di una principessa e di un cavaliere che in sella al suo cavallo bianco entrò nel bosco alla ricerca di un sentimento che tutti chiamavano amore. Prese un sentiero che portava a una cascata dove l'aria era pura come il cuore di quella fanciulla che cantava e se ne stava coi conigli, i pappagalli verdi e gialli come i petali di quei fiori che portava tra i capelli. Allora vi ho convinto? No, senta, questo coso è troppo brutto! Io non lo voglio in casa mia! Esatto, ti assomiglia troppo, non lo voglio! Ma io ve lo regalo, non voglio niente! Noi non vogliamo regalato niente da te! Mamma, paga e andiamo via! Sì! Tenga, ecco qua, signor giocattolatore! No, momento, aspettate! Non potete dividervi! Andiamo già a cambiare. Potete cambiare io.
te? A te piacciono i miei giocattoli, vero? Sì. Vieni, voglio farti vedere tutti i miei giocattoli.